Assessore, il 5 e 6 giugno gli animali, i cani, ma non solo, saranno protagonisti in Piazza Salotto a Pescara. Sì, una grande festa per i nostri amici a quattro zampe. Pescara sarà invasa da animali e l'invito è quello di non abbandonarli mai. E partecipate tutti perché ci saranno grandi divertimenti. L'abbiamo fortemente voluto perché è una novità dove non ci saranno solamente i nostri pelosetti, ma ci saranno i gatti, i pappagalli, sarà qualsiasi tipo di animale. Giustamente c'è anche un angolo dove ci saranno possibilità di adottare qualsiasi tipo di animale. Sono due giorni di eventi. Saranno presenti tutte le unità cinofile dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia, Associazione Carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, dove con i loro animali fanno le esibizioni che durante l'anno fanno i soccorsi. Poi ci sarà un'iscrizione, che in questi giorni sono già iscritti in tanti, per un pet model, una sfilata di animali senza distinzione di razza, dove c'è una giuria presieduta dall'assessore Dinisio e da Tessa Gelisio, e praticamente dove ci saranno anche dei vincitori, il più simpatico, tutta una cosa molto molto carina. Saranno due giorni di eventi in Piazza Salotto. Come mai avete scelto Pescara? Noi ne facciamo una all'anno di queste manifestazioni in giro per l'Italia. Quest'anno è toccata Pescara anche perché... cioè ce l'hanno richiesta già l'anno scorso, poi causa il Covid è stata rinviata e quest'anno abbiamo dato la precedenza a Pescara.